La musica dissonante sull'iconico castello Disney ce lo fa capire sin dalle primissime battute. Siamo al cospetto di un film fuori dal comune, che cerca vie diverse, che osa e rivendica una propria univoca dignità. Pete Docter in Soul, con quel tocco poetico e sensibile, sviluppa una storia su tanti livelli di lettura, trasportandoci da una dimensione all'altra. Dall'iperrealismo di una suggestiva New York all'ambiente visionario e astratto dell'antemondo, c'è tutta la magia a cui la Pixar ci aveva abituati. Parleremo di questo e molto di più nella nostra video recensione di Soul. Joe Gardner, un insegnante di musica alle scuole medie di New York, è costretto ad avere a che fare con degli studenti decisamente poco motivati. La musica è l'unico scopo che individua nella sua vita e quel sogno di diventare un affermato pianista jazz sembra finalmente in procinto di avverarsi. Ha l'occasione di esibirsi nel miglior locale della città, ma poi accade l'imprevisto. Una distrazione nel momento di gioia per l'opportunità ricevuta. Un passo falso e Joe si ritrova nell'antemondo, il luogo dove le nuove anime sono chiamate a individuare e sviluppare interessi e passioni prima di tornare sulla Terra. Joe si allea poi con 22, un'anima giovane e ribelle che non comprende il fascino della vita umana. I due vivranno un percorso utile per trovare risposte alle domande più importanti della vita. Una storia profonda, che ci dà conferma di quell'abilità tutta Pixar di trattare con semplicità e immediatezza temi profondi, inserendosi in quel filone di film come Inside Out. Proprio dall'opera precedente firmata Pete Docter, Soul prende l'attenzione per le emozioni e anche la resa di un mondo astratto come l'antemondo, una rappresentazione visiva tra il minimalista e il visionario, fatta di forme, colori e una fusione tra immagini e musica in cui riecheggiano alcuni momenti di un capolavoro come fantasia. Contraltare di questo approccio più essenziale e primordiale al concetto di animazione, c'è l'iperrealismo di una New York vera, viva, pulsante. Con scelte cromatiche che puntano sul realismo, un livello tecnico su cui non abbiamo più parole da spendere e la solita attenzione ai dettagli a cui lo studio ci ha abituati. Ci perdiamo tra le vie della città anche solo per guardare quelle figure di contorno. Personaggi che vediamo per un attimo, ma che sono definiti animati come se fossero dei protagonisti. Una confezione superba, ma mai vuota. Tutta la tecnica e il valore artistico sono al servizio di una storia che ha molto da dire e seminare nella mente dello spettatore. Soul ragiona sulle passioni, ma anche sui pericoli che possono celare, nascosti in quel sottile confine che impedisce loro di sfociare in paralizzanti ossessioni. Mette in guardia contro le passioni che accecano e imprigionano, spiega come sia necessario renderle una scintilla e non un incendio fuori controllo. Spinta e motore, piuttosto che freno. Una riflessione accorta e sentita questa di Docter, che attinge a Coco per alcuni aspetti su vita e morte, oltre che a quanto già esplorato con Inside Out a proposito delle emozioni. Lo fa attraverso la musica, in un film che alla musica si affida anche dal punto di vista narrativo, grazie al prezioso lavoro di Trent Reznor e Atticus Ross, con l'apporto di John Batiste per le sezioni jazz. È questa musica ad animare Joe, a fluire in ogni fotogramma. Quando suona e si perde in essa, così come quando è fardello e zavorra per un'esistenza che disprezza. È in questa musica che Joe deve trovare la sua seconda chance, nello spazio tra il perdersi tra le note che suona e il ritrovarsi nei piccoli gesti, tra un sogno a cui aspirare e la necessità di scoprire se stessi nella magia di una realtà quotidiana fin troppo trascurata. Soul non ha la pretesa di insegnarci a vivere, ma di testimoniarci l'esperienza del suo protagonista che impara insieme a 22. Semina spunti di riflessione, ci invita a coltivarli, a scoprire chi siamo nel profondo e a trovare un senso per la nostra vita. Un senso che sarà nostro e soltanto nostro, rendendoci unici e preziosi. Pete Docter conferma quanto fatto di buono con i suoi lavori precedenti e confeziona un film eccelso dal punto di vista visivo, carico di emozioni, ma anche di analisi e introspezione, riflettendo con maturità sulle ossessioni, le seconde possibilità e il senso della vita. Un ennesimo lavoro di livello elevato per la Pixar. E voi cosa ne pensate? Avete già visto Soul e siete d'accordo con questa recensione? Fateci sapere la vostra nei commenti.